Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. Presidente, partiamo dalla notizia che interessa moltissimo, la Fondazione L'Isola che non c'è, e cioè quella di istituire, insomma, di valorizzare quel ponte verso i Balcani. Aeroporti di Puglia è riuscita ad avviare questo collegamento diretto Bari-Belgrado. Per quanto riguarda Bari-Sarajevo, quante possibilità ci sono? Beh, intanto devo dirle che grazie all'azione anche fatta proprio dalla Fondazione, abbiamo reso possibile questo primo pezzo di avvicinamento ai Balcani. Abbiamo un mandato specifico anche da parte dell'azionista Regione Puglia a cercare in tutti i modi di identificare e di rafforzare queste relazioni che non possono non essere completate da un ponte vero e quindi un volo. E siamo veramente molto vicini al risultato. Chiaramente la crisi internazionale ha rallentato questo progetto, ma come le accennavo prima, sono in corso più di una trattativa in parallelo rispetto al vettore aereo da utilizzare. Possiamo sperare, insomma. Senta, Direi proprio di sì. anche perché l'ambasciata d'Italia a Sarajevo sta organizzando, dedicando la settimana della cucina proprio alla Puglia. Questa è un'iniziativa che si svolgerà a novembre, per cui lei pensa che entro novembre riusciamo a dare la notizia di un collegamento diretto Bari-Sarajevo? Sono molto fiducioso. Bene, Presidente, allora parliamo dell'iniziativa che riguarda Brindisi, cioè realizzare questo sogno, insomma, sul quale si lavora da anni, cioè consentire ai passeggeri che arrivano in aereo potersi imbarcare direttamente su una nave da crociera o su un traghetto. Ci può dire quali potrebbero essere i tempi? Beh, intanto voglio ringraziare il professor Patroni Griffi per la grandissima disponibilità sino oggi offerta. Devo dirle che in maniera comune ormai partecipiamo a tutte le fiere internazionali di settore e questo è un bene. Nel caso di Brindisi, autorità aeroportuali ed aeroporti possono considerarsi un unicum strategico. Di conseguenza, la prima parte di intervento che era necessaria per eliminare dal punto di vista tecnologico l'ostacolo nave rispetto all'aereo che deve, diciamo, fare delle operazioni di atterraggio e decollo e dal punto di vista elettronico è stato eliminato. Adesso rimangono le opere a mare, che sono quelle più complesse in termini di durata dei lavori. È un'opera complessa, è un'opera straordinaria. Abbiamo immaginato sempre di rapportare Brindisi un po' all'aeroporto di Boston. Boston ha questa authority che regolamenta il porto e l'aeroporto. In Italia chiaramente sono soggetti distinti, ma direi, diciamo, che non è un problema questo. Lì dove ci sono persone come illuminate, come Presidente Patroni Griffi, è una grandissima disponibilità tecnica e manageriale da parte di Aeroporti di Puglia che sviluppano in maniera comune quotidianamente idee, relazioni e soprattutto concretamente, Progetti. ma anche regolamenti, perché in fondo creare un'area unica doganale lì dove si agevola il passaggio di un grandissimo numero di passeggeri e fare in modo che l'infrastruttura sia pronta ad accogliere aerei straordinariamente grandi per fornire, diciamo, di passeggeri le navi da crociera, credo che sia. Insomma, si farà. Abbiamo anche, diciamo, la rassicurazione da parte di Aeroporti di Puglia riguardo al grande investimento e al grande progetto che interesserà Grottaglia sullo spazio porto. È una grande scommessa per la Puglia, è una grande scommessa per il paese, nel senso che la regione ci ha creduto sin dal primo momento, ha lavorato in questo senso, l'ENAC in maniera illuminata ha creduto nel nostro progetto e noi allo stesso tempo ci siamo affidati, tanto da arrivare alla costituzione di un'associazione che diventerà una fondazione per la gestione dello spazio porto nazionale. Il 5 ottobre scade la procedura di gara alla quale ci auguriamo, ma ne siamo convinti, parteciperanno numerose professionalità di grande profilo internazionale.